Frolla, il micro biscottificio nato nel 2018 ad Osimo per dare lavoro ai ragazzi disabili, insegnando loro un mestiere e aiutandoli a integrarsi nella società, ha ottenuto un riconoscimento dal valore simbolico, ma molto importante per quel che rappresenta. Frolla si è aggiudicato il premio del Cittadino Europeo 2021 per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili. Lo ha annunciato il Parlamento Europeo. Felice di questo premio inaspettato, come felicissimi sono stati tutti i ragazzi, Jacopo Corona, socio fondatore di Frolla insieme a Gianluca Di Lorenzo, ci racconta come da Osimo sono arrivati a Bruxelles. Allora, nasce principalmente dalla volontà di un europarlamentare, Pietro Bartolo, che ci ha contattato circa 2 mesi fa con la volontà di portarci come esempio a questo premio del cittadino europeo che è emanato dal Parlamento europeo. Per noi già è stata una sorpresa essere stati nominati, era stata una sorpresa solo essere candidati e un premio per noi era già solo essere lì. A 2 mesi di distanza arriva la notizia che siamo stati praticamente eletti vincitori di questo ambito premio di fronte a 28 paesi e che per noi è stata una gioia immensa e anche una sorpresa per un certo punto di vista. Il prossimo 9 novembre saremo a Bruxelles con tutta la cooperativa, con tutti i ragazzi, faremo questa esperienza e riceveremo questa medaglia e qualche mese prima ci riceveranno a Roma per portare insomma la nostra testimonianza come cittadini dell'anno 2021. Jacopo, facciamo un passo indietro. Frolla nasce nel 2018. Come è nato nello specifico questo progetto? Ma Frolla nasce principalmente dalla volontà, dalle competenze messe sul campo di 2 persone, una sono io e l'altra è Gianluca, che poi abbiamo fin da subito aperto poi a chi voleva unirsi a questo nuovo percorso. Nasce dalla volontà di fare del sociale una scelta di vita, di fare del sociale un lavoro, non solo per noi ma poi a tutti i componenti che nel tempo si sono uniti. Nasce dalla voglia di portare un po' di dolcezza nelle case di tutte le persone con i nostri biscotti che poi nel tempo si sono trasformati in tante altre attività.